Buongiorno a tutti, oggi preparo una pizza ripiena con verdure di stagione. Mi occorre mezzo chilo di zucchine, mezzo chilo di pomodoro, mezzo chilo di peperoni, mezzo chilo di melanzane, 200 g di cipolle e mezzo chilo di patate, mezzo chilo di farina, 150 g di lievito madre, 200 g di provola, sale quanto basta e olio quanto basta. Inizio con preparare le verdure. Precedentemente ho fatto le verdure a dadini e vado a mettere in una teglia. Metto in una teglia tutti insieme. Le patate dopo tagliate le ho lasciate nell'acqua, così perdono l'amido. E le melanzane dopo tagliate le ho messe sotto sale. Ora metti il sale quanto basta e l'olio. Mischio bene. Ora metti in forno statico a 200 gradi fino a cottura. Nel frattempo che cuociono le verdure, impastiamo la pizza. Metto il lievito madre, come dico sempre, chi non ha il lievito madre può mettere 7 g di lievito di birra. Metti il sale e aggiungo l'acqua. Ho usato la farina 1. Mi aiuto con le mani. Ho messo 250 ml di acqua. Ora passo sul tagliere. Mi aiuto con un po' di farina e impasto per 10 minuti. Impastata bene, la lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Le verdure sono pronte e raffreddate. L'impasto è raddoppiato, vado a preparare la pizza. Metto un po' di farina sul piano di lavoro e verso l'impasto. Lo stendo e ricavo due parti. In una teglia di 28 cm metto l'olio. Distribuisco bene l'olio sulla teglia. Estendo la pasta. Ora la metto nella teglia.
Mischio la provola nelle verdure. A questo punto la verso dentro. Metto da parte e stendo l'altra pasta. Ora poggio sopra l'altro strato e faccio combaciare la parte di sotto con quella di sopra, così. Una volta finita, con una forchetta faccio dei buchi. Metto olio. Con il pennello lo passo sopra. Una volta finita la vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 fino a cottura. Dopo un'ora di cottura eccola pronta. Una volta pronta la taglio. Eccola pronta da gustare, grazie della visione, alla prossima, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.